voce narrante, Pecunia Giacomo. Dottor Lupo. Questa mattina Marco si è svegliato un po' malato. Non ha neanche fame. Mamma Coniglio, preoccupata per il suo piccolo, decide di portarlo dal dottore. Lo prende per la mano e lo accompagna dal dottor Talpa. Il dottor Talpa strizza gli occhietti e dice: bisogna che questo cucciolo scavi tante belle gallerie, un sacco di gallerie, solo così potrà guarire. Che strana cura, si dice mamma Coniglio. Così va a trovare un altro dottore. Il dottor Cane ha un'idea. E se sgranocchiasse 3 ossa al giorno? No, grazie, dice mamma Coniglio. Si rovinerebbe i denti. E decide di portare il suo piccolo dal dottor Uccellino. Il dottor Uccellino vuole guarirlo, facendolo volare. Marco, scendi subito da lì. Rischi di cadere, grida mamma Coniglio. Il dottor Gatto invece ha un'altra teoria. Mio caro ragazzo, dice Marco, non c'è niente di meglio di un buon patè di topo o un panino al ratto. Mamma Coniglio è furiosa. I topi sono loro amici e il suo Marco dovrebbe mangiarli. Non se ne parla proprio. Il dottor Pesce consiglia una ricetta infallibile. Tuffarsi e nuotare a lungo sott'acqua. I piccoli conigli però non ne sono capaci. Mamma Coniglio e piccolo Marco hanno camminato così tanto che è persino scesa la notte. Nessun dottore può curare il mio cucciolo, dice la mamma scoraggiata. Invece sì, dice il gufo che ha sentito tutto. Io ne conosco uno bravo, è il dottor Lupo. Il dottor Lupo? Esclama mamma Coniglio spaventata. Ma i lupi sono cattivi e mangiano i conigli. Non quel lupo, dice il gufo, dovresti proprio consultarlo. Aspetta che lo chiamo. E prima ancora che mamma Coniglio possa protestare, il gufo lancia il suo grido. E il dottor Lupo compare all'istante. Ti supplico, dottor Lupo, non mangiare il mio piccolo. Scoppia a ridere il lupo. Tu cosa ne dici, ragazzo mio? Credi davvero che ti voglia mangiare? No, Marco ha molta paura. I conigli hanno sempre avuto paura dei lupi, ma lui non scappa, perché vuole proprio vedere un lupo da vicino, per capire a che cosa somiglia. Il gufo, che ha visto tutto, si avvicina con 2 colpi d'ala. Questo piccolo è malato, dottore. Ha bisogno del tuo aiuto. Va bene, seguitemi. La mia casa è qui vicino. Dammi la mano, ragazzo. Il dottor Lupo fa uscire la zampa dal mantello per afferrare quella di Marco. Vieni con noi, mamma. Ormai è notte e dal dottor Lupo staremo al caldo. Mamma Coniglio, però, è talmente spaventata che fugge verso gli alberi coprendosi gli occhi. Scappiamo, grida Marco. Mamma Coniglio corre per più di 5 minuti senza fermarsi. Poi si volta. Nessuno, neanche Marco. Mamma Coniglio si guarda intorno. C'è un bagliore, molto lontano. Deve essere la casa del dottor Lupo. Malgrado la paura, mamma Coniglio decide di avvicinarsi. Con cautela raggiunge la finestra illuminata. Sente la luce del dottor Lupo. La voce del dottor Lupo che dice: e fu così che l'astuta lepre cacciò dal suo villaggio il vanitoso ghepardo. Visto, dottor Lupo? Le lepri sono astute. Marco è molto contento, perché le lepri sono cugine dei conigli. Ah, dice il dottor Lupo, chiudendo il libro. Credi che tutte le lepri siano astute e che tutti i lupi siano cattivi? Marco riflette, solleva la testa. Mamma! Il dottor Lupo fa comandare in poltrona mamma Coniglio con il suo cucciolo. Il piccolo Marco non ha niente di grave, ha solo mangiato un po' troppo torte di carote. Per 3 giorni deve prendere 3 gocce di camomilla prima dei pasti e una sola caramella al giorno. Il mattino dopo mamma Coniglio ringrazia il dottor Lupo per l'ospitalità. Insieme al piccolo Marco torna a casa a cuor leggero. La prossima volta preparerò al dottor Lupo una torta di carote, dice mamma Coniglio. Non troppo grande però, dice Marco, altrimenti si ammalerà.